Ciao, sono Alberto Congiu e questo è Chrome DevTools in azione. Nella prima puntata abbiamo visto come possiamo usare i DevTools per mettere mano al codice di una pagina web e come possiamo salvarlo direttamente nei file sorgente tramite una funzionalità di Chrome chiamata Workspaces. In questa puntata invece vedremo come possiamo emulare degli altri dispositivi e come possiamo collegarci da remoto, per esempio a questo cellulare qua, debuggando quindi il codice che ci sta effettivamente girando sopra. Vediamo quindi qual è il nostro prossimo compito. Quello che ci viene chiesto è di rendere il menu responsivo, ovvero di fare in modo che funzioni correttamente anche sui dispositivi mobili. Infatti, se andiamo a diminuire la dimensione della finestra, possiamo vedere che gli elementi del menu vanno sotto la barra, che non è esattamente il comportamento che vogliamo. Inoltre ci viene chiesto di controllare una determinata funzionalità che si attiva con i cambiamenti di orientamento dello schermo, ma questo lo vediamo in un secondo momento. Per rendere meno responsivo, quindi utilizziamo le media query, che brevemente sono delle espressioni che possiamo aggiungere al nostro codice CSS e sulla base di una determinata condizione applicano delle nuove proprietà. In questo caso abbiamo una classe foo, che applica un bordo di un pixel e nel momento in cui il nostro dispositivo ha una larghezza al massimo di 600 pixel, ta tale classe applicherà anche una larghezza del 100%. Quindi torniamo alla nostra applicazione e come vogliamo fare? Vogliamo fare in modo che quando la larghezza dello schermo è per esempio di al massimo 500 pixel, tutti gli elementi del menu verranno nascosti all'interno di un menu a tendina. Quindi andiamo nel codice sorgente. Qua abbiamo la pagina HTML, quindi mettiamo il menu a tendina. Attiviamo anche il meta tag viewport, che fa in modo che l'applicazione venga tutta renderizzata all'interno dello schermo. E poi qua ho la mia media query, che attivo, si aggiorna la pagina. Adesso non è ancora cambiato niente, però se noi diminuiamo la larghezza dello schermo, ecco che appare il menu a tendina con tutti gli elementi dentro. Quindi diminuire la finestra di Chrome è uno dei modi in cui possiamo verificare i cambiamenti di come funziona la nostra applicazione a seconda delle diverse dimensioni dello schermo. Un altro modo che abbiamo è questo: nei Developer Tools, se premiamo Esc per attivare la console, abbiamo un nuovo pannello che si chiama Emulation, in cui possiamo appunto emulare il nostro dispositivo. In questo caso, per esempio, posso decidere di emulare le dimensioni dello schermo con una risoluzione di 320x480. Se lo clicco, potete vedere che qua lo schermo è stato ridotto appunto a 320x480 e posso scorrere la mia applicazione all'interno. Comunque andiamo a vedere adesso come l'applicazione funziona in un dispositivo reale. A partire da Android 4 abbiamo la possibilità di debuggare il codice che gira direttamente sul nostro dispositivo Android. Per fare questo possiamo utilizzare questa extension di Chrome che ci consente di effettuare il collegamento remoto. Questa estensione ci aggiunge questo pulsantino qua in alto, che se lo clicchiamo e facciamo partire, carica, carica, ecco qua, si accende. Se attacco il mio cellulare con Chrome aperto dentro, vedete, questo viene riconosciuto e se vado a fare View Inspection Targets, eccolo che mi appare qua. Adesso posso caricare un URL, quindi faccio partire direttamente sul sito web. Come vedete adesso Chrome
con la pagina di Google, se clicco Open, si apre la mia applicazione. Eccola qua. Vedete che qua c'è già il menu come lo volevamo. Qua posso fare Inspect e si aprono i Chrome DevTools relativi proprio all'applicazione che ho aperto in questo momento. Tra l'altro, una feature molto interessante che è stata introdotta adesso in Chrome Canary e presto vedremo anche nella versione di Chrome, è lo screencast, che mi permette di vedere in tempo reale quello che appare nel mio dispositivo. Vedete, in questo momento io sto scrollando la pagina sul desktop e il comportamento viene replicato sul cellulare. Bene, adesso possiamo andare a vedere l'altro task che ci è stato chiesto, ovvero quello relativo all'orientamento dello schermo. Piccolo problema, io in questo cellulare qua non ho il sensore di orientamento che mi viene riconosciuto da Chrome. Quindi una cosa che posso fare è tornare su Chrome qua e simulare l'orientamento con questa proprietà qua del sensore. Quello che praticamente accade quando io dovrei girare il cellulare è che se prendo degli shuriken e li metto nella cintura, la cintura mi viene svuotata quando il cellulare è girato di 90 gradi. In questo caso posso provare a simulare l'accelerometro e a girare di 90 gradi il gamma. Quindi qua metto gamma, clicco, e come vedete adesso mi appare l'alert che la cintura è stata svuotata. Detto questo, andiamo velocemente a vedere qual è la prossima richiesta. Adesso ci stanno facendo notare che questo pulsante carica soltanto uno shuriken alla volta nella cintura. Adesso vogliamo fare in modo che ogni volta che lo premiamo ne vengano caricati 100 in un colpo solo. Quindi adesso io non mi ricordo dov'è il codice che viene eseguito quando premo questo pulsante. Una cosa che posso fare è evidenziarlo, così ce l'ho qua nel pannello Elements. Posso andare su Event Listeners. E qua ho l'evento click. Se io apro questo elemento, posso vedere che il codice che viene eseguito si trova qui. Questa è la funzione che sta dentro il mio file code.js e vedo che quello che fa è eseguire questa funzione. Posso andare direttamente a modificarla. Salvo. Magari modifico anche elemento qua invece che take one, take 100. Adesso riavvio la pagina. Se premo il pulsante, vengono caricati 100 elementi nella cintura. Come nella prossima puntata vedremo che l'ultima modifica che abbiamo fatto avrà un impatto sulla performance della nostra applicazione. In particolare osserveremo dei cali di frame rate. Vedremo quindi quali strumenti abbiamo a disposizione per identificare e risolvere questo tipo di problemi.